Eccoci su Ottawood. Allora, ora siamo qui nella palude. Siamo venuti da Cerzo. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare qui. Dobbiamo seguire il cammino dei pellegrini fino a qui. Qui svoltiamo a sinistra e poi facciamo tutto questo giro lungo la spiaggia e dobbiamo andare su quest'isolotto qui, dove c'è questo puntino. Qui in pratica c'è una specie di albero e lì dentro c'è un coltello, un pugnale. È un pugnale abbastanza potente. Mi sembra che ci abbia 50 di impatto, quindi è potente. Quindi seguiamo tutte queste statue per arrivare fino al pugnale leggendario. Leggiamo un po'. Città di Monzone Nord-Est. Tanto noi dobbiamo andare verso la città di Monzone e poi a metà percorso dobbiamo girare. Qui c'è l'altare da attivare. Se ci avviciniamo ci fa parlare, si attiva e mi sembra che è utile per alcuni tipi di magia, ad esempio tipo questo. Non lo so. Comunque mi sembra che alcune magie sono o potenziate o possono essere usate grazie a quegli altari. Quindi ora non ci perdiamo qui, dov'è? Sì, da questa parte. Eccola giù la statua, non la vedevo più. Noi dobbiamo attraversare una specie di ponte di rocce. E poi da lì guardiamo verso sinistra. E ci dovrebbe essere quest'isolotta qui che si vede. Quest'arco è una bomba, l'avete visto? Non è che sia tanto potente, però c'ha 10 di veleno, 29 di danni, infligge avvelenamento estremo, è abbastanza potente. Poi si illumina, c'ha tipo delle lucine lì in cima e in fondo che ci fanno da guida. Ok, siamo quasi a metà percorso, quindi noi siamo, non so se siamo qui, antiche rovine forse. Qui c'è i banditi, facciamo la piroletta alla genovese e via. Ecco, siamo quasi arrivati. Dicevo il ponte di rocce, questo è una specie di ponte di rocce, no? Naturale. Quindi laggiù si vede l'albero. Noi dobbiamo andare verso quella parte laggiù. Quindi ora guardiamo un po' il percorso. E ci si vede, dai, eh. Ah, comunque mi sono scordato di dirvi una cosa, che ci serve la resistenza al veleno, visto che dobbiamo passare lungo questa costa. Quindi vi consiglio di avere tipo questo. Danni e decadimento eteri. E poi questo, resistenza a decadimento. E se ci avete anche l'antidoto è meglio, perché io mi sono scordato, quindi speriamo di non morire. Allora. Abbiamo fatto tutto questo giro qui. Qui si vede il cristallone anche. E questo posto è nascosto, cioè no, se non ci vai te a cercarlo non lo trovi. Eccola giù, qui si vede il tronco, si vede da qui. Dobbiamo andare là sopra noi. Per andare là sopra c'è da fare un bel pezzo a piedi. Quindi, ora prendo tutto. Allora, dov'è? Prendo uno di questi, uno di questi. E poi mi prendo anche una fasciatura perché tante volte mi puppa la vita. E ora si passa di qui. Ecco, sono già avvelenato per due. Ora sta a vedere che fine si fa, eh. Guarda la vita come scende come osso. Speriamo che più di due non esiste, eh. Qui sta andando tutto a ruota ora. Ok, ora siamo. Il pezzo più lungo abbiamo fatto.
Comunque ci passa l'avvelenamento perché abbiamo preso quelle due pozioni, quindi ci curano nel mentre. Merda. Ecco, l'abbiamo quasi fatta. Questa è acqua stantia, arte stantia, lì c'è il botro proprio, la putrefazione. Lì c'è un tronchetto, porta una sega, andiamo sopra. E dai, qui non c'è altro. Quindi o è qui o è di qua, ora non mi ricordo. Ah, è qui, perché qui c'è tipo la corteccia di un albero che ci fa da ponte. È qui da questa parte. Poi va a venire anche dall'altra parte, eh. Quindi è abbastanza veloce come tragitto. Non ci vuole tanto. Fa un po' vedere. Eccolo. Pugnale pietra fluorescente di Zorn. Cioè, più lungo il nome. Fammelo un po' vedere. Ah, mi sono sbagliato. Quindi a danni 22, 8 di tuono, impatto 38. Longevità 200. Pugnale di un grande cacciatore che emette luce. Quest'arma da un pugnale nella seconda mano richiede l'abilità pugnale per essere usata. Vabbè. Questa si sa, mettiamocela un po'. Cioè, illumina tutto, illumina. È questo coltellino lì che illumina. Però senza l'abilità pugnale non lo possiamo usare. Comunque ce lo dovrei avere perché mi sembra che ce la danno all'inizio. Eccola qui. Colpo di pugnale. Questo è quello proprio più semplice. Tanto ci mette un secondo e non consuma quasi niente. E dai, ora l'ho usata così perché non me la voglio un po' stare. Perché se no, se provi a colpire non colpisce se non ti metti l'abilità pugnale. Comunque è utile perché la possiamo usare con un'altra arma. Io adesso non ce l'ho. No, non ce l'ho. Comunque, questo era il percorso per trovare il pugnale. Quindi fatemi sapere in un commento, iscrivetevi se vi volete iscrivere e ci si sente alla prossima. Dai, eh!